sfilano in silenzio perché non si ripetano mai più altri orrori come quello della Shoah. Migliaia di fiaccole per mantenere vivo il ricordo e onorare le vittime dell'odio nazista come Jane Eyning, un'educatrice della Chiesa Riformata di Scozia, inviata in un collegio di Budapest dove studiavano circa 400 ragazze, in gran parte di famiglia ebraica. Quando la Germania invase l'Ungheria nel marzo del 1944, rifiutò di tornare in patria per rimanere accanto alle sue allieve, ma fu arrestata dalla Gestapo con una serie di accuse, tra cui quella di spionaggio. La signorina Eyning era stata presa da due soldati tedeschi, racconta un ex collegiale, Agnes Rostas, 83 anni. Mentre la portavano via, lei si è voltata indietro e ci ha detto: «Non piangete, figlie mie, tornerò all'ora di pranzo», ma non l'abbiamo più vista. Jane Eyning fu deportata nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, dove morì 3 mesi dopo, probabilmente a causa della fame e delle strazianti condizioni di vita. Un tragico periodo della storia su cui l'umanità deve sempre riflettere. Certe convinzioni di oggi sulle persone straniere non sono poi così diverse dall'ideologia sugli ebrei di 75 anni fa, avverte il reverendo Aaron Stevens della Chiesa Riformata Scozzese. E l'esempio di Jane Eyning ci ricorda che non dobbiamo mai abbassare la guardia.